dove sei? Dove sei a sparciare? Zingo, dove sei? Mannaggia la mente. Voglio a te. Buongiorno ragazzi, buongiorno e buon sabato a tutti gli amici del Pausa Caffè via Cappellini 98. Allora, facciamo la rassegna, il pagellone del calciomercato, Arenet, Corriere dello Sport, clamoroso. Adesso Lukaku si nega all'Inter, aspetta la Juve, Dusan all'accordo con il Paris Saint-Germain, che è bloccato da Ekitike. Marotta ha spiazzato, il belga e il suo agente non sono spariti, Zhang era pronto a pareggiare l'offerta dei bianconeri, al Chelsea cedendo Onana allo United per 55 più 5 di bonus. Giuntoli chiede a Big Rom altri 7 giorni, deve vendere Vlahovic. Ragazzi, a mamma che dica, questa è tutta fuffa, Duolana torna U. Che deve venire a fare Zingo alla U? A vamne a fare un difensore, a vamne a fare. Con Giastel, Peter Chris, Zingo. A vamne a fare un difensore. Alla Sumuna come sta, Trimcia Vlahovic, che non ha niente, 23 anni. Custo, per vedere un po' di Mike Tyson. C'è idea che ci faccia, tende a casa, in questo squadro. Sarebbe senso, Lukaku, ci voleva Cugin, Conte. Che usap svoltare e voltare, ma non che da lì, c'è va a fare che da lì, c'è tante, niente, da, questo zingdra tu, vabbè, i giornali, leggiamo i giornali e io dico la mia. Poi dice, la Lazio, scatto Lazio, Castellanos vede lo titolo, in centravanti ieri sera a Roma, si tratta col New York City, ha segnato 13 gol nel Girona, idea Napoli, Lo Celso in prestito, Van da Schock, praticamente si pensa che è ricoverata d'urgenza a Buenos Aires, si pensa che ha la leucemia. Peccato, è giovane, giustamente. Andiamo a vedere nelle pagine interne. Praticamente il Corriere dice, il vedovo Allegri, c'è l'allenatore dietro le prime scelte forti. Questo ha fatto 2 anni disastrosi, fallimentari, e ten la faccia di un cazzo di ricostruire tutto questo scemuni. Sopravvissuto la rivoluzione societaria, Max si ritrova garante della juventinità, ma il feeling con Scanavino e Giuntoli è scattato in fretta. Ci sa la Madonna, la perde le prime 3 partite, non me, Nadid, a Scanavino, a Ferrer e la Murtkating. Bonucci, lungo addio, ci sono 10 milioni in ballo. L'ex capitano lunedì va in ritiro perché vuole rispettare il contratto. Cerca una nuova chance, intanto il suo posto è già di Bremer. Su suo social praticamente ho visto anche che sia la Roma sia la Lazio è interessata al nostro capitano. E non è buono, Ardalt Venn molto probabilmente sarà buono. Passiamo al calciomercato Inter, accelerazione Milano-Manchester, poi in serata la svolta clamorosa. Onana va, ma adesso Lukaku dice Juve. Il portiere vicinissimo alla United, weekend caldo, tra oggi e lunedì l'ok. L'Inter all'intesa con il Chelsea per Big Rom, ma ora il belga e il suo avvocato latitano. Giunto gli ha chiesto una settimana di tempo. Poi, attesa Sommer, Handanovic triste e amareggiato. Il portiere del Bayern libero con 6 milioni della clausola. Per lo sloveno, saluti, social e stoccata. Se ne esce, dispiace alto Handanovic. Dopo tanti anni meritava anche lui qualcosa in più. Poi, calciomercato Milan, per la fascia proposto da Numa. L'esterno del Villarreal potrebbe arrivare soltanto in prestito. Reinders si tratta ancora con la Z. Tra entrate e uscite sono giorni caldi per i rossoneri. Pioli vuole più giovani possibile prima della partenza per la tournée e il club prova a soddisfarlo. Preso l'argentino Romero, qui per restare posso crescere. Vediamo Napoli, Lo Celso al centro del campo di Garcia. L'addio di Dombelé, tornato dopo un anno proprio agli Spurs, riapre il mercato del reparto centrale. In attesa di scegliere i nodi e i contratti, Demme e Zelischi. Si punta al presto, ma c'è la concorrenza della Aston Villa e del Betis. Come vedete ragazzi, Corriere dello Sport parla delle stesse cose di ieri. Andiamo a vedere il tutto sport. Che dice? L'Inter raggiunge l'accordo con il Cesar, ma Zingo non si fa trovare. Sappè Zingo. E paura è Lukaku, brivido Ju. I bianconeri hanno un'intesa con i Blues a 37 milioni e mezzo, con il belga e 11 milioni netti a stagione a Stuvaov.
però l'affare è vincolato alla cessione al Paris Saint-Germain di Vlahovic. Il voltafaccia dell'attaccante sconcerta i nerazzurri. Intanto Arthur si avvicina alla Fiorentina e Cuadrado viaggia verso l'Arabia. Vabbè, lasciamo stare queste barzellette della Juve e andiamo a vedere qualche altra squadra, così diciamo diamo anche altre cose. Cairo, Torino, calciomercato Torino, Cairo, tenere Ricci e la linea del Piave, nuovo contratto. Messias con Vlasic, Juric dal via libera per i trequartisti. L'ingresso del brasiliano è legato a Singo, che interessa al Milan. Per il croato si aspetta lo sconto. Tutto bravo. Lo stesso, l'Inter vale per 6, è pronto il tesoretto per una grande Inter. Ecco i soldi per i due portieri, due difensori, un centrocampista, una punta, Lukaku permettendo. Ma poi squadra va più in terra, ma c'è un cazzo. E poi fin da me che combas dove. Milan, Musan, Samardžić, ritorno di fiamma. Gravenberg vuole lasciare il Bayern, può aprirsi una trattativa. Il Genoa all'assalto del mastino Touré per il bomber, si raffredda Retegui, resta caldo Piontek, offerto il giapponese Ueda. Tot barzellette, ragazzi, sul Messaggero, chiaramente di marca romana, parla Immobile, non sarà mai solo. Ieri sera il confronto con Sarri, che vuole affidargli Sanabria. La Lazio punta i Granata ma non molla Modì e Castellanos. I tifosi in ritiro chiedono al bomber di non trasferirsi in Arabia. Poi parla della Roma, il tesoretto viene dalle fasce, ufficializzato il prestito di Christensen, Mourinho si ritrova con tre esterni in più. Karlsdorp, Vina e Reynolds arriverà liquidità per Morata o Scamacca. Quindi chi so. Poi parla addirittura Vandanara, la malattia, ieri tennis troppo nole per Sin, semifinale di Wimbledon senza storia, Djokovic si impone in 3-7 e va in finale per la nona volta, affronterà Alcaraz. Ragazzi, come vedete, di ufficiale c'è poco. Parisi è passato, il buon terzino che speravo che venisse alla Juventus è passato alla Fiorentina, e Walsh 4 che se ne esce. Passiamo al quotidiano di Bari, chiaramente che parliamo un po' anche della nostra Bari. Bari al primo giorno di scuola, inizio il ritiro di Roccaraso, presenti 25 calciatori, incluso Khedira, che però saluterà come preannunciato da De Laurentiis. In partenza anche diversi calciatori che non rientrano nel progetto. Maita, Maiello e Puccino invece sono le certezze. Simme ritorna in Serie C, per lui c'è la Carrarese. Polito a caccia di gol, tutto fatto per Nasti. Diao è la suggestione. Tot barzellei. Ragazzi, vi auguro un buon sabato. Speriamo che usci Wachina, Lukaku e si metta la capa a posto e ritorna all'Inter, alla sua casa. Savasse la ML, Duces, du Ever, du Manchester, du Inter, tot mele vasa. Lascia stare io, lascia stare. Cardug Vecar, la 11 milioni. Se viene Conte, allora ci farei un pensierino. Ma che da lì, state con Simone il Bello, che ti vuole bene, ci vuole bene. Ciao Agnè, da via Capellini è tutto, passo e chiudo. Ci vediamo domani mattina. Fate i bravi, ragazzi.